Buonasera dal telegiornale della Lombardia, seconda edizione. Dunque, lo avete appena sentito dai titoli, sono 130.000 in più rispetto allo scorso anno i milanesi rimasti in città in questa vigilia di Ferragosto. Complice la crisi economica, cambiano dunque le abitudini per quanto riguarda le vacanze. Lo si vede anche nei reparti di pronto soccorso della città, dove medici e infermieri lavorano a pieno regime. Ma vediamo il nostro servizio. C'è un relativo calo, anche se ci saremmo aspettati un calo maggiore. Direi comunque che c'è anche un'affluenza serale, anche notturna. E devo dire che i casi sono forse anche quelli che vengono magari anche un po' più complicati. Clinica pediatrica De Marchi a Milano. Tra infezioni batteriche e gastrointestinali, il pronto soccorso non va in vacanza. Sarà la crisi, saranno le vacanze più brevi o distribuite lungo tutta l'estate, gli stranieri presenti in città o la popolazione che invecchia. Il lavoro anche a Ferragosto non manca, soprattutto al policlinico, dove gli accessi in medicina d'urgenza tra pediatria, ginecologia e pronto soccorso generale hanno raggiunto quota 110.000 l'anno, senza pause per ferie e con pazienti di ogni tipo. Soprattutto ci sono tanti anziani che in questo periodo magari insomma la città è un po' più distratta, i vicini di casa vanno via eccetera e vengono da noi per avere forse più sociale che sanitario. Non possiamo che anche nel periodo di Ferragosto, così come in altri, in tutti i periodi dell'anno, metterci a disposizione di tutti i cittadini e dei malati, soprattutto di quelli più bisognosi. Da giugno l'ospedale ha attivato i percorsi differenziati a seconda dei codici di urgenza e in alleanza con la medicina del territorio. Nei periodi di maggior afflusso abbiamo il raddoppio del medico per assistere i codici bianchi. Le criticità sono seguite meglio e la parte invece più leggera ha una via preferenziale e quindi va molto meglio di prima forse.